scuola, come si parla della OSHA, come si parla della Stato, cioè si parla della scuola come di un'azienda nella quale razionalizzare i costi, far quadrare i bilanci che vedono insegnanti pagati meno che in tutta Europa. Un insegnante dopo 27 anni di carriera guadagna a malapena 1.500 euro al mese, e a questi insegnanti noi affidiamo il futuro della nostra umanità, della formazione dei nostri figli. Si dicono molte bugie sulla scuola. Nel documento che consegneremo al prefetto da dare al ministro Gentini abbiamo provato ad enumerare le più grandi bugie. La prima, quanto il bilancio della scuola dedica agli stipendi. Non è vero, come avete sentito dire a porta, che il 96% degli stipendi, e più tardi ieri nella conferenza stampa del Presidente del Consiglio, il 96% del bilancio della scuola se ne va in stipendi. Non è vero, è il 78% che va in stipendi, ma la scuola non è un'azienda che ha i carri armati e quindi ci sono le spese di manutenzione delle macchine, o dovrebbe diventarlo. Non è vero, e questa è la prima bugia, non è vero che il personale della scuola è 1.300.000 persone, non è vero che il personale della scuola ammonta a 1.125.000 persone, è molto diverso, se moltiplicate questi numeri per gli stipendi è molto diverso. Non è vero, ripeto, non è vero che non sono stati tagliati gli insegnanti di sostegno, è una bugia. Gli insegnanti di sostegno erano stati tagliati dalla finanziaria del governo Prodi e il governo Berlusconi ha avallato il taglio del governo Prodi. Quindi quando qualcuno dice non ci sono, non abbiamo tagliato gli insegnanti, dice una bugia. Purtroppo non abbiamo Canale 5 o la RAI in prima serata per raccontarlo agli italiani. Ed è questo il motivo che con grande educazione, con grande civiltà, proviamo a raccontarlo oggi pomeriggio. Non è vero, ripeto, non è vero che non hanno modificato alle fondamenta l'impianto della scuola, perché quando si decide di innalzare il numero di alunni per classe, si compie un abominio. E questo lo sanno bene gli insegnanti, lo sanno bene gli studenti, lo sanno bene tutti quelli, e qua bisogna assolutamente sottolinearlo, nel mezzogiorno d'Italia, che vivono la scuola in una condizione di costante precarietà. Non è vero che il bilancio della scuola è garantito solo dal Ministero, quindi dallo Stato centrale. Non è vero, è una bugia. Il 90% del bilancio è garantito dallo Stato centrale. Nelle regioni del Nord Italia il 10% è garantito dagli enti locali. In Campania, per esempio, il 2% è garantito dagli enti locali. Quindi voi capite che non è vero che i numeri che ci vengono dati sono quelli che contano, ma nessuno, ripeto, si sforza anche tra i partiti dell'opposizione a spiegare queste cose banali, ed è questo il motivo per il quale siamo costretti ad auto-organizzarci. Non è vero che gli insegnanti di sostegno non sono stati abbassati, come dicevo prima, ma quello che è accaduto per il sostegno bisogna che qualcuno ve lo spieghi, perché fra 2 anni, quando andrà in porto la finanziaria, il decreto legislativo 112, gli insegnanti precari che verranno cancellati determineranno un rapporto insegnanti di sostegno, alunni disabili, pari 1 a 3. Vuol dire che ogni insegnante di sostegno avrà nelle sue 21, 22 o 24 ore avrà esattamente 3 bambini. Quindi ogni bambino disabile avrà al massimo 7 ore di sostegno. Non è vero che il tempo scuola non è stato ridotto. È vero invece che nella scuola primaria al massimo i bambini andranno a scuola
per 24 ore. Ah, ho dimenticato. L'insegnamento della religione è salvaguardato. E questa è una cosa buona, lo vogliamo dire con chiarezza.